sei impotente. E là ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte di Let's Play Pikmin 2. Volevo subito iniziare scusandomi perché vedete Covo di Bestie non è completato. E adesso andiamo subito comunque alla Foresta del Risveglio, dove ci aspetta un dungeon importante. Volevo innanzitutto scusarmi per il fatto che questa è praticamente una seconda avventura che ho fatto. Cioè, con il mio file di registrazione sono più avanti. È solo che ho dovuto rifare praticamente l'avventura perché non mi ha preso non so cosa sia successo, ma non mi ha preso il file praticamente. E quindi tipo questo più i prossimi 2-3 giorni mi pare sono praticamente totalmente sfasati su dove sono io. E la cosa mi dà altamente fastidio perché non mi pare di non aver cliccato il tasto di registrazione. Comunque, e niente, fate conto di che ho in teoria ho gli stessi Pikmin, cioè non il numero totale ma il numero sul campo, perché potete avere 20 più alla massimi. Comunque il dungeon è questo, non mi ricordo bene se nella scorsa parte l'ho fatto vedere. Questo qua, andiamoci subito a vedere. Sorprendente, i miei metal detector sembrano impazziti, che cosa ci sarà sotto? Se ti trovi in difficoltà, premi più per... Sì, ok, bla. La capsula dell'esplorazione lascerà il bottino per mettere in salvo te, lui e i Pikmin. Ok, dungeon abbastanza importante. Come vedete, parco fiori bianchi, i pericoli sono fuoco e veleno. E veleno è un nuovo tipo di pericolo che hanno aggiunto a Pikmin 2. Veleno e un altro tipo di pericolo che vedremo più avanti comunque. Ok, parco di fiori bianchi. Dunque, come già dice il nome, ci sarà una sorpresa. Oh, salve. Tarli maschi e femmine. Nessun problema. Una cosa che faccio adesso non starò solo a raccogliere i tesori. E raccoglierò solo i tesori. Mangi un viola, t'ammazzo. Raccoglierò solo i tesori lasciando perdere di tutto, perché tanto anche se prendessi la roba dei soldi così nelle prossime parti verrebbe sfasato, quindi bla. Comunque tesoro questo non mi ricordo bene. Oh, salve. Mi ricordo bene cos'è. Skippy. No, com'è che si chiama quello lì del Madagascar, del pinguino? Schippo? No. Oddio. Che si chiamava? Skippa? Boh. Comunque, Skippy, cos'è? Una crema, burro. Vaso nutriente. Boh, tipo burro. Burro di... No, com'è che si chiama il burro... Ah, Penut Burn. Ok, che provo. Basta, andiamo subito al prossimo. Sarà rapidissimo. Com'è che si chiama? No, mi fa arrabbiare sta roba che non mi vengono i nomi. Burro. No, non è il burro di noci. Ah, va, non lo so, lo sapete voi, avete capito, no? Comunque, oh, qui c'è un eruptorigno. Non mi pare l'abbiamo visto. State attenti a questi qua, a questi qua, perché sparano fuoco e sono molto pericolosi in questi dungeon, perché se appena sotto attacco lanciano il Pikmin, cioè si scuotono praticamente il Pikmin di dosso. Qui c'è un tappo. Si scuotono il Pikmin di dosso lanciandolo in avanti e ciò potrebbe lanciare il Pikmin giù di sotto. C'è un diamante. Bene. Mi pare che siano già tutti e due i tesori di questo livello.
nel dungeon che avevo fatto era messo disposti diversamente. Emblema dissetante, Dr. Pepper. Dr. Pepper mi sa che è tipo una bibita gassata. Non vorrei errare. E un diamante, un cristallo. Cuore di pietra. No, cuore di minerale più che altro. Ok, finito anche questo. State attenti a non lanciare giù di sotto i vostri Pikmin. Perché se cadono di sotto ovviamente muoiono, non stanno lì a volare, quindi state attenti. Prossimo! Wow! Siamo a 5 minuti. 6? Boh, facciamo 6 minuti. E no, sono già al secondo livello. No, terzo, secondo, finito il secondo. Ok, qua siamo nei sotterranei. Oh, ok. Questo è il livello che dicevo. Come vedete, dei nuovi fiori. Bianchi questa volta. Come fa un fiore a crescere così vigoroso a queste profondità? Che strano. Questo posto è davvero caldo. Chissà, forse fa sera da queste. Forse fa da serra a queste piante. Perché sera? Che evoluzione interessante. I Pikmin sembrano voler essere lanciati nel fiore. Sì, lanciaci, lanciaci, sì! E io non li lancerò. Chiudo qua la let's play. Finito. Ok, lanciate i vostri Pikmin come avete fatto con quelli viola e usciranno dei fiori. Ovviamente i più intelligenti avranno già capito. Avranno già capito cosa comporta ciò. Vieni Olimar. Sradichiamo questi picciotti. Ed eccolo qui, il Pikmin bianco. No, io le adoro i Pikmin bianchi. Guardateli, con gli occhi rossi, tutti pucciosi. Incredibile, un Pikmin bianco. È piccolo ma molto rapido. Come hai fatto a capirlo che l'ho appena sradicato? Ha gli occhi stranamente rossi. Olimar, questo tipo di Pikmin non era menzionato nei tuoi appunti. Deve essere un tipo tutto nuovo. Nel nostro database non ci sono dati al riguardo perché qualcuno non li ha inseriti. Dovrai approfondire l'argomento e fornire dettagli per il bene delle generazioni future. Non li avevo visti in Pikmin 1, scusa! Mio superiore. Navicelle, controlleranno il mondo. Prima o poi. State attenti. Comunque, una cosa dei Pikmin bianchi è che sono molto veloci. Adesso non... Ah sì, posso farvelo vedere. Se riesco a trasformarmi in... Oh! Ok. Vi ricordate le gocce di bacca rossa che trovavate facendo... spremendo praticamente 10 cose rosse? 10 bacche? Quale trovate in giro? Una goccia è una dose. Potete trovarle... selvaggiamente... No, come si dice? Selvaticamente. Basta avvicinarsi e farà da solo. Cavolo! Ce n'è un'altra di Vespa? Ok, non volevo farlo vedere, ma i Pikmin bianchi possono scovare dei tesori invisibili, dei tesori sotterrati. Sorprendente, i Pikmin bianchi hanno trovato un tesoro che era nascosto sottoterra. Forse i loro occhietti rossi gli permettono di individuare oggetti sotterrati. Sì, hanno dei radar, c'hanno. E in questo caso uno scotch. Oh, bene, Vespa. Vespa, 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 Vespa. Yes. Miele, miele, miele. Così trasformo queste caccole. Ma però li voglio rossi, non voglio il viola. Viola via. Perché c'è un bianco lì da solo, poverino? Cos'è? Lo emarginate dal gruppo, stronzi? Ok, venite qua. State lì un attimo. Voi portate questo. Comunque, stavo dicendo, i Pikmin bianchi sono rapidi. Quasi come il capitano. Ok, venite qua, amici. Amici del mulino. Non li utilizzate tutti? Yes.
Molto bene. Aspettate che vado con Olimar, accompagno quelli. Dov'è? Sono perso, non lo so. Comunque, sono praticamente tanto veloci quanto il capitano. Infatti li stanno molto vicino. Guardate, guardateli, sono velocissimi. Oh, è arrivato lo scotch. Tape, gamma tape, cos'è? Tessuto adesivo. Ok, grazie. Completata anche questa. E non abbiamo lasciato nessuno, no. Bene, 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 bene. Qui voi, tutti qui. Beh, direi che possiamo anche andare al prossimo. Siamo a 10 minuti 11 solo, quindi molto meglio. Next. Pages. Non vorrei che sia già il boss. Non ho idea. Mi ricordo bene chi è il boss di questo. E non è in questo. Comunque, un'altra cosa che hanno in particolare i pinguini bianchi è la capacità. Qua c'è qualcosa? No. È la capacità di combattere il veleno. Infatti potete distruggere questi come si dicono? Dicono questi emettitori di gas, o comunque queste cose che emettono il gas, e potete far passare anche gli altri Pikmin. E se avete visto bene, se avete un buon occhio, avrete anche notato che sulla terra ferma ci sono diversi tipi di muri, diversi muri con appunto questo tipo di gas. No, qua sopra non c'è niente. C'è un tesoro qui, di solito c'è un tesoro lì sopra. Non so perché me l'hanno spostato questa volta, ma c'è un tesoro lì sopra che prenderete praticamente lanciando i Pikmin e poi richiamandoli e direzionandoli. È un po' difficile da spiegare, ma basta che vi ingegnate un po'. Qui invece questo qua sembra molto più semplice. Scusa, c'è un Pikmin lì? Quanti ne vuoi? 20. Oh, state lì allora, amici. Vi verrò a riprendere. Lui, vieni qua. Allora, lui può portare quel fungo dopo. Lui lascia i Pikmin. Olimar, prendi i Pikmin. Bravo. Bene, bene. Dopo lui andrai a prendere quel fungo, ok? Stronzette di campagna. No, non so cosa c'è. Cos'è? Oh, ma come è fatto ad andare in fiamme? Che non è in fiamme, ma è avvelenato. Emergenza, i Pikmin stanno male. Se sono infischiato con B, forse puoi aiutare. Da, ma non è possibile. Dov'è che è andato a prendere fuoco? Qui. Ti sta bene. Bene, avete visto cosa succede quando un Pikmin avvelena, si avvelena? Gli sta bene. No, non mi interessa. Non gli faccio neanche la tomba per quel demente. Ma siamo scemi? Ma quello è stupido. Cioè, no. Qui, ditemi se è possibile. Ma che idiota. No, no, non gliela faccio. Non sperate che a fine video vedrete la tomba. Non gliela faccio. Si impara. Imbecille. Cos'è? Herring's Fillet Happen. Crema. Cos'è? Caviale? Uova di storione? Un recipiente di mare. Ma... sarà qualcosa... frutti di mare. Che ne so. Cos'è che c'è lì? Oh, c'è... ho il mare.
Dai, vai, vai, vai. Che magari riesco a farci stare tutto in un video. Leggero, leggero. Fungo tossico. Bene. Un fungo. Dove sono gli altri? Siete tutti qui. Bene. 94 su 95. Va bene, dai. Uno è morto avvelenato, ma impara. Non posso stare di tra tutti, eh. Che cavolo, se uno muore avvelenato che va dentro il veleno. Cioè, come dire, guarda, lì c'è una trappola per topi, non andare a mangiarla, lui la va a mangiare. È già lì che la mangia. Livello finale, comunque. Livello finale, questo è un boss che abbiamo, praticamente abbiamo già visto. Prendo l'oro però. Prenderò solo i rossi. Perché sono molto rapidi e fanno molto più danno. È un boss che abbiamo già visto in Pikmin 1, ma non era sotto forma di boss, ma sotto forma di mini boss. Poi è un boss. Ed è lei. Moriranno i Pikmin, ma non me ne frega perché come già detto il telecomando si scarica da solo. Arrivo subito. Ok, a quanto pare ce l'ho fatta. Sono morti 3. Imparano. Ok, una buona tattica per battere la vermentilla squamata, che sarebbe questo qua, è quando esce da terra, ci metterà un po' prima di uscire. Cioè, alcune volte, non sempre. E quando praticamente tira fuori la testa, si vede solo la testa sbucare, il becco perlomeno. Quello è il momento giusto per colpirlo. Ho perso tanti Pikmin. Non so quanti. 88, ne ho persi 5. Va. Ottimo lavoro, Olimar. Hai battuto quell'essere ibrido, metà uccello, metà serpente. Oh no, non può essere. Quel tesoro era stato ingerito dalla bestia, vero? Quanto pare. Ok, portate questo. Questo guanto è fantastico. Da quando avete quel guanto, che è inutile, è inutile quel tesoro, eh. Però da quando lo avete potete fare una roba fantastica. Io vi farò anche subito vedere. Questo? Inutili, inutili teste di vermentille. Dai. Bravo. Ok, abbiamo alcune foglie, ma adesso le trasformeremo. Guardatelo, è ipnotico. Sacco nanna a 5 posti. Guardate come si muove, è fantastico. Questo tessuto sembra comodo, lo userò per rattoppare il sacco a pelo preferito dal capo. Imbastitura avvenuta, cucitura terminata, il sacco nanna è pronto. Nei ritagli di tempo tieni premuto C per schiacciare un pisolino. È fantastica, guardate. Se voi adesso tipo premete... meno. Tenete premuto C. I Pikmin vi porteranno alla base. E questa è l'unica utilità che ha questa cosa. Oh, voglio un viola, grazie. Voglio un viola perché dentro queste uova si possono trovare quelle... Ok, non in questo caso. Ma si possono trovare quelle lumache schifose, comunque, che poi ammazzerete con i... con i viola. Bene, altro dungeon finito, possiamo uscire. Possiamo uscire, ma la nostra parte non è terminata. Cioè, questa termina qui, questa parte termina qui. Quindi vi posso anche salutare. No? Aspettate. Caverna completata. Molto bene. Ah, non fate neanche conto ai Pikmin morti. No, no, non ci pensate nemmeno. E niente, questa parte si conclude qua. Ciao a tutti.